Buona giornata e bentrovati per War Room Books. Strano questo autore, questo libro di oggi, nel senso che si tratta dell'avvocato Alessandro De Nicola, partner di Bonelli Erede, presidente dell'Adam Schmidt Society, editorialista di Repubblica e La Stampa, quindi già siamo compare come una sorta di animale misto. Ma non contento, diciamo così, di questa, diciamo, della Macedonia fin qui fatta, ci ha aggiunto anche l'essere autore del libro di cui oggi parliamo, Il Ducetto, che ha caratteristiche abbastanza singolari. Intanto, buongiorno e bentrovato, avvocato De Nicola. Buongiorno e grazie, buongiorno. Eviteremo, diciamo, di fingere l'estraneità perché la conosco da prima che lei abbia cominciato a fare l'avvocato, quindi forse possiamo darci del tu, considerato che hai fatto l'avvocato tutta la vita, quindi praticamente ti conosco. Considerando che anche i pochi che ci conoscono personalmente, quasi tutti sanno che siamo amici da Esatto. parecchi anni. Quindi. Però ecco appunto. Mi sarei aspettato, diciamo, questa vena che sembra essere narrativa, in realtà io poi sono convinto che non lo sia, è un'altra cosa, perché l'avvocato De Nicola per i tipi di Rubbettino ci ha regalato questo racconto, perché è un racconto? È un racconto che potrebbe sembrare fantastico di un'Italia che non c'è mai stata, cioè la base, poi naturalmente l'ho andata a leggere, non è che potete, non ve lo racconteremo mai. L'assassino non è il maggiordomo. Un'Italia in cui Mussolini ha la buona idea che ebbe già Francisco Franco di non imbarcarsi e morire con la seconda guerra mondiale, quindi, però poi se la vita di tutti, diciamo, si ammala e muore, e il suo successore è Ciano. Che gli va meglio che nella storia reale, che finì ammazzato, sparato alla schiena, diventa il successore, quindi il capo del governo. E l'Italia di Ciano, quindi l'Italia post-mussoliniana, ma ancora fascista, dichiaratamente fascista, è un'Italia che magari uno pensa descritta così, profondamente diversa da quella che noi abbiamo vissuto nel secondo dopoguerra, nella quale abitiamo. Ecco, la mia impressione della prima domanda. Però quell'Italia lì non è molto diversa da quella che noi abitiamo. C'è una serie di caratteristiche comuni o sono io che mi sbaglio? No, non ti sbagli, ha una serie di caratteristiche comuni a quella in cui viviamo e probabilmente a quella in cui si viveva negli anni 50, perché comunque il popolo italiano, senza per questo avere niente di deterministico nello svolgersi storico della nostra nazione, comunque ha delle caratteristiche che sono caratteristiche che si sono sviluppate nel corso dei secoli. Quindi soprattutto con un regime che io immagino ormai arrivato all'età dei 30 anni, c'è una diffusa stanchezza, quasi nessuno crede più in niente, e quindi come da noi si combattono piccoli gruppi di fanatici, si combattono piccoli gruppi di fanatici in mezzo a una grande montagna girondina, sì, che è girondina fascista, ma insomma, senza nessun afflato di alcun genere. E però naturalmente, come succede da noi, gli estremismi, ahimè, hanno la capacità anche di modificare il corso degli eventi o quantomeno di essere piuttosto influenti sul corso degli eventi. Questo è un corso degli eventi immaginato di un fascismo che cerca di per pura opportunità, ovviamente, non per afflato ideologico, per puro opportunismo, capisce che il suo futuro è all'interno del blocco occidentale, ma capisce anche che non riesce a essere ricevuto, alla tavola buona se non si emenda, perché comunque non è che gli angloamericani hanno dimenticato che ci sono state le leggi razziali, che abbiamo invaso la Grecia solo per l'ego Ecco, di. diciamo così, un po' diciamo, l'inizio della costruzione narrativa è proprio questo appuntamento che ha Ciano,
ricordiamoci, capo del governo, cioè nel corso del libro è lui il capo del governo, e che in qualche modo porta l'Italia in quella che poi è stata veramente l'Italia degli anni 50-60, tutto sommato come eredità ancora oggi, cioè l'Italia all'interno del blocco atlantico, quindi insomma di quella che abbiamo chiamato la NATO. E l'Italia non veniva da quello. E lui ha questo appuntamento per stringere questo rapporto, però ha degli ostacoli. E gli ostacoli che deve superare se li trova più in casa propria, cioè nel mondo fascista, o se li ritrova fuori. Cioè è l'opposizione anti-regime che lo ostacola o sono invece altri? Allora, senza fare troppo spoiler, ma è un po' come adesso, gli ostacoli maggiori sono sempre in casa propria, mentre gli altri, che pure odiano ferocemente tutto l'assetto, sono più chiacchiere distintivo, per fare una citazione cinematografica ormai conosciuta a chiunque. E perciò sì, il problema maggiore ce l'ha al suo interno e si deve barcamenare, e naturalmente all'interno di questi complotti che emergono, questo è in quarta di copertina, c'è un complotto, quindi non facciamo troppi spoiler, naturalmente ci sono anche le vicende private, come in ogni giallo storico o fantastorico che si rispetti. Perché c'è un accusato che è difeso dalla protagonista, o dalla coprotagonista, se preferiamo, del libro. E quindi è un giallo, è veramente un thriller, o se preferisci un thriller politico, costruito come un thriller politico, però molto politico, perché l'ambiente è molto sì. politico e vengono spiegate anche le idee dei vari partecipanti. Certo, essendo un racconto, adesso lo abbandoniamo, perché sennò i libri vanno comprati e letti, non ascoltati o annusati da lontano. E quindi abbandoniamo il racconto, però ecco, dentro il racconto c'è questo elemento che ho un po' un filo di continuità per chi conosce la politica italiana, la storia politica della stagione della Repubblica Italiana. Cioè ogni volta che cerchi di fare qualcosa, poi sia giusto o sbagliato, c'è tempo per giudicare, c'è sempre qualcuno che è il vero popolare italiano, è il vero socialista italiano, è il vero comunista, il vero repubblicano e così, il vero liberale, via andando, che più sono veri e più, o meno pretendono di essere tali, e meno vorrebbero contaminarsi con la realtà. E dall'altra parte però è difficile fare, nel caso di Ciano, in quel caso, il capo del governo, ma fare qualsiasi altra cosa, diciamo, compresa una professione, un'attività, ma sinanche un matrimonio. È difficile riuscire a farli senza in qualche modo contaminarsi con la realtà, cioè giungere a dei compromessi. Il rischio di vivere senza compromessi non è quello di avere la schiena dritta, ma la testa rotta, nel senso che prima o poi qualcuno provvede. Allora, questa cosa qui, lei, avvocato, che ha una vasta cultura, diciamo, multilingua, è una cosa che fa molto parte dell'Italia dei Guelfi e Ghibellini, o è una cosa che abbiamo in qualche modo contagiato anche altre parti del mondo? Vedo che negli Stati Uniti fanno un'intensa campagna elettorale, non estranea a questo modo di procedere. Guarda, stavo pensando proprio a questo. Sì, questa è tipicamente una cosa italiana, tant'è che in una delle battute più felici della sua carriera politica, Pietro Nenni disse famosamente: a fare troppo il puro trovi sempre qualcuno più puro che ti epura, che è come dire, la storia del nostro paese, trovi sempre qualcuno più puro che ti epura. Purtroppo non è più un fenomeno italiano dovuto ai Guelfi e Ghibellini, alla nostra storia. Faccio fatica a parlare di carattere nazionale perché sembra una cosa genetica, ma comunque il carattere di come si è formato nel corso dei secoli, ma è un qualcosa che incredibilmente è apparso nel mondo più pragmatico che noi
abbiamo sempre così, non dico idealizzato, ma sognato come approccio per risolvere i problemi, cioè quello americano, non quello inglese. Quello inglese, anzi, dopo uno sbandamento, ha dimostrato di saper ritornare al pragmatismo. Quindi, dopo Corbyn l'hanno fatto fuori, adesso c'è un decentissimo. Oddio, di sbandate ne hanno prese anche. Hanno preso anche delle cantonate considerevoli, dopo si sono ripresi. Gli inglesi, come a volte capita, hanno preso una tale botta, sberla, sia con la Brexit, di cui si rendono conto adesso, infatti i sondaggi di cui vorrebbero rientrare, sia con la Brexit, sia con un'opposizione di squinternati, e adesso abbiamo un primo ministro di origine indiana, che è un pragmatico, che perderà le elezioni perché c'ha sulle spalle tutto, è un pragmaticissimo leader laburista. Purtroppo in America non è così. In America si è verificata una divaricazione dovuta probabilmente ai problemi, come dire, tribali, perché non saprei come altro definirli, dati dal melting pot americano, che a un certo punto ha smesso di funzionare, e dati anche da una reazione degli opposti, per la quale questa reazione ha provocato da una parte un'ideologia, che adesso mi dà quasi fastidio utilizzare il termine perché lo utilizzano in troppi, è un po' sproposito, comunque diciamo questa ideologia woke, per far capire di cosa stiamo parlando, per la quale tutta la storia occidentale è una storia di oppressione, c'è una oppressione strutturale, un razzismo strutturale, un'ingiustizia strutturale, e bisogna sentirsi solo in colpa, emendarsi dei propri peccati, scordare il merito, che ahimè negli Stati Uniti è molto presente, e tra l'altro tra l'elite, e un'altra per la quale l'America è assediata dai barbari, che bisogna tenere fuori a costo di fare lo stato libero del Montana con fucile non solo a canne mozze ma automatico, per preservare la vera America. E questo è uno sviluppo, devo dire, molto inquietante, perché finché è l'Italia ridotta in questo modo, sì, per carità, è un problema soprattutto per noi italiani. Se l'America è così, è un problema anche per noi italiani. Potevo, cioè, voglio dire, cioè, ci si può consolare pensando che non era poi più inedito, qualche precedente c'è stato, quando si candidò Lindenberg per la presidenza e fece poi un bellissimo romanzo, Joseph Roth, complotto contro l'America. Esattamente. Ma tornando invece al romanzo di Nicola, uno dei soggetti che entra in questo scontro, e c'entra dalla parte dei conservatori del fascismo, è Giovanni Gentile, un soggetto singolare della nostra storia. Tra l'altro, per chi non ricordasse, finì morto ammazzato proprio sull'epilogo della resistenza, e non certo perché fosse armato o facesse la guerra a qualcuno, perché parte come uno dei più vicini allievi di Benedetto Croce, e poi si arriva proprio in questi mesi, dobbiamo, diciamo, ricorderemo il manifesto degli intellettuali fascisti scritto da Gentile, e poi il manifesto pubblicato il primo maggio degli intellettuali antifascisti e Benedetto Croce. Ora, nel romanzo Il Ducetto, praticamente tutto l'eco di quello che è stato Croce, il manifesto degli intellettuali antifascisti, non c'è. Perché l'Italia del romanzo ha resistito al fascismo, inglobandolo in un certo senso. Però c'è Gentile, è come se continuasse la partita contro Croce da solo e finisce col trovarsi contro il Ducetto, cioè contro il poveretto, insomma, diciamo, ha ridimensionato l'obiettivo, ecco. Infatti Pavolini lo sfotta un po', perché dice quel bucaiolo, visto che Pavolini era toscano,
l'unica cosa che avrebbe voluto è che Don Benedetto gli dicesse: vabbè, dai, sei tu il mio erede, cosa che Don Benedetto non fece mai, e quindi lui rimane con questa frustrazione. E come tutti quelli che hanno grandi frustrazioni intellettuali, mi sono divertito a immaginarlo come compensare queste frustrazioni intellettuali con titoli e pennacchi, e quindi questo intellettuale di regime, che però non lo tratto benissimo, Gentile, in realtà magari no, potevo anche trattarlo un po' meglio, però mi immagino che Ciano, in questa sua così nuova direzione, dica: Gentile, senti, cambia i manuali di filosofia, basta con tutta l'esaltazione dell'attualismo che si attua nel duce, recupera un po' di crocianesimo, perché dobbiamo smetterla con tutte queste cose che hai scritto tu. E lui, invece, che tra l'altro la veneranda età, perché ormai quando è ambientato il romanzo c'ha 75 anni, invece che mandarlo a quel paese, dargli l'epiteto che tu e io amiamo dai tempi di Ugo La Malfa, miserabile, si china e vabbè, e annacqua un po' anche la sua opera intellettuale. Quindi lo tratto male, ma non perché mi sia particolarmente antipatico e Gentile, perché volevo fare la figura che popola l'Italia, di cui l'Italia è popolatissima, dell'intellettuale frustrato che però campa nei riconoscimenti ufficiali e che per questi riconoscimenti ufficiali è disposto alla qualunque rispetto ai principi che declama. E qui ti faccio una domanda. Il romanzo Il Ducetto ha un successo straordinario. De Nicola dimostra di essere un pensatore profondo. Con l'occasione qualcuno va anche a leggere le altre cose che ha scritto, diciamo, in campo più professionale. E quindi questa diventa... Quindi diventa un venerato maestro, un venerato intellettuale. Ecco, a questo punto, proprio anche, diciamo, osservando la vita del povero Gentile, anche quella post-mortem che gli hai fatto fare nel romanzo, a questo punto, ma un intellettuale che si è conquistato, uno che scrive, che pensa, insomma, diciamo così, che si è conquistato uno spazio pensando per quello che dice, alla fine trae maggiore soddisfazione dal fatto che esponenti di forze politiche o anche di correnti culturali diverse, tendenzialmente opposte, gli dicono: ho letto il tuo libro, è molto bello. E il fatto che siano di tendenze opposte gli fa venire il dubbio di avere scritto un libro in cui non si capisce un accidente, oppure che magari è riuscito a superare alcune antinomie, oppure in fondo pensa e spera, come è stata intere generazioni di nostri intellettuali cosiddetti organici, di essere inquadrati finalmente nel partito con la posizione che meritano. Tu ed io siamo inquadrati in una corrente culturale tale che, se fossimo inquadrati in un partito che rappresenta questa corrente culturale, ne usciremmo subito. Non solo non usciremmo subito, ma saremmo inquadrati in 20 metri quadrati, sarebbe la stanza che ci contiene tutti, quindi questo decisamente no. Mettiamola così, siccome l'umorismo è un vizio borghese, come mi ebbe a ricordare uno che mi voleva menare al liceo, la cosa che mi farebbe più piacere, siccome ho cercato di scrivere un thriller politico, però con non so quanto riuscita, per l'appunto, con una certa venatura di umorismo e di ironia, la cosa che mi piacerebbe di più è che persone di idee diverse, di storie diverse e così via, cogliessero o si divertissero, più che cogliessero, si divertissero a questo umorismo, perché è il primo indispensabile passo per non prendersi proprio troppo sul serio. Se la mia opera
pedagogica fosse quello di farsi, di prendersi tutti un po' meno sul serio, sarebbe sì una grande opera pedagogica. Allora, ringraziamo Alessandro De Nicola per il tempo che ha dedicato a tutti noi. Leggete Il Ducetto, non cascate nella trappola, non è un libro di fantasia, è un libro molto realistico, che per essere il più realistico possibile finge di occuparsi di un passato impossibile e invece ho l'impressione che stia descrivendo un futuro prossimo abbastanza probabile, diciamo, è comunque possibile. Grazie a tutti. Grazie, grazie Davide Giacalone, grazie a voi che ci avete ascoltato.